Lotta alla contraffazione, se ne è parlato anche nell'ultimo weekend, quello del Comune di Pescara. In questo caso c'è un accordo insieme all'Agenzia delle Dogane. Quali saranno i procedimenti adesso? Beh, noi vogliamo con questo accordo fare un passo in avanti rispetto a quelle che pure sono le previsioni della legge. Vogliamo specificare una collaborazione diretta e continuativa con l'Agenzia delle Dogane nei confronti del fenomeno della contraffazione, che è un fenomeno visibile a Pescara e non solo, naturalmente. Facciamo quindi questo accordo che, diciamo, in via sperimentale è stato assunto in grandi città, penso in primo luogo a Roma, per naturalmente dare una risposta immediata, sensibile, percepibile da parte del sistema istituzionale rispetto ad un fenomeno, quello della contraffazione, che altera le regole del mercato e che naturalmente deve avere delle risposte. Vogliamo agire sul duplice fronte della repressione, come pure già stiamo facendo, ma anche della prevenzione, in qualche modo per indurre in primo luogo le persone, i cittadini, a non acquistare prodotti contraffatti, perché non rispondenti alle previsioni di legge, in taluni casi possono essere pericolosi, pensiamo solo alle frodi e alle sofisticazioni alimentari, visto che ce le mangiamo letteralmente, e quindi oggi mi sembra una giornata importante di collaborazione interistituzionale rispetto ad un problema che è portata vasta. La polemica del centrodestra era anche quella dei venditori ambulanti sul lungomare. In questo senso ci saranno degli interventi per vedere quelli che sono i fenomeni sul territorio? È ovvio che questo nostro accordo con l'Agenzia delle Dogane serve proprio a rafforzare il sistema sanzionatorio, significa fare attività congiunte anche con l'Agenzia delle Dogane nei confronti di un fenomeno che naturalmente merita risposte per le ragioni che dicevo prima di alterazione delle regole del mercato e per fare in modo che chi paga le tasse e chi, diciamo, commercia onestamente in qualche modo non venga pregiudicato da forme di concorrenza illecita.